Ciao ragazzi, vi ricordo che se volete giocare insieme a me a Smite vi lascio il link sotto in descrizione per essere referalizzati come miei amici e poter ottenere fantastici bonus in gioco, come ad esempio un'ora insieme equivale a un boost exp, 5 ore 1000 favor, 10 ore 15 ore di boost exp, 20 ore 200 gemme e 30 ore giocate assieme altre 200 gemme. Bene ragazzi, questo è tutto, mi raccomando iscrivetevi a questo link per giocare a Smite e ovviamente per giocare con me, bella! Benvenuti giocatori di Smite in un nuovissimo appuntamento. Quest'oggi giocheremo Arachne, proprio la regina ragno, che è una porcona, tutta la sua bellissima skin. Ok, adesso giocheremo i panni del jungle. Questa volta diversamente come vi ho fatto vedere l'altra volta nell'episodio con Okwang, nel quale io non parlavo ma giocavo e basta come un pirla senza spiegare niente. Quest'oggi, anche non usando la webcam perché sono in condizioni pietose, vi farò una panoramica di un jungler che va giocato, diciamo, secondo gli standard di Smite, diciamo. Ok, inizialmente, se si spawna nel Chaos Team, ovvero questo qua dove siamo adesso, quindi alla parte rossa, si inizia dallo speed camp, dopodiché senza hoggare, perché dipende poi da chi avete in solo lane. Se ha log, cioè Land of the God, si hogga questo, logga di solito il jungler, mentre il blue camp, che sta alla mia sinistra, loggerà il solo laner. In questo caso Cho'Gath non ne ha, quindi per questa volta hoggerò il suo blue camp, mentre questo qua ce lo faremo, diciamo, di auto attack e spell. Innanzitutto partiamo dalla passiva Predator di Arachne. Arachne quindi guadagna l'1.5% degli attacchi di attacco fisico per ogni 5% della vita mancante, ed è abbastanza OP, il che significa che più il target ha vita, cioè meno vita, più sarà efficace l'attacco base di Arachne, il che è una cosa OP. Poi abbiamo questo attacco, la 1, che si chiama Venomous Bite. In sostanza, Arachne, qua mi stanno facendo confondere. In sostanza, Arachne, attraverso i suoi attacchi base, applicherà sia un dot, ovvero il veleno, più la lifesteal, che le permette appunto di poter recuperare vita. Una volta aiutato il solo laner a farsi il suo camp, si va solitamente qui in lane phase, nella solo lane, in modo tale da poter raggiungere il 3, e così da poter andare con tutta tranquillità a farsi gli altri camp. Poi normalmente si dovrebbero aspettare qua i nemici a farsi gli altri camp in questa maniera, in modo tale da poterli fare cagare sotto e farli indietreggiare. Questa maniera abbastanza semplice. Ok, una volta che ho guadagnato il livello 3, mi allontano dalla solo lane per poter raggiungere gli XP camp, che stanno praticamente nella nostra base, dalla parte inferiore, in modo tale da poter stare safe e non incombere in pericoli da parte di gancherini, nemici e così via. Ora parliamo della sua seconda. Attraverso gli attacchi base, Arachne immobilizzerà in un bossolo, tipico quello dei ragni, un nemico per tot secondi. È un CC molto buono, e questo va abbinato assolutamente con la 1, in modo tale da poter fare il massimo dei danni senza incorrere in pericoli e andare a giocarla abbastanza safe. Poi c'è la 3, che è questa sorta di ragnatela che una volta distrutta libererà i ragni di Arachne, in modo tale che possano aiutarvi coi camp e perché no anche contro i nemici avversari. Siccome già so che il nostro Giano deve regalare il First Blood a Abua, lo vado ad aiutare. Ok, l'ho slowato e non riuscirò a ucciderlo perché Giano purtroppo è senza mana. Mi allontano e gli vado a fare il rosso, in modo tale che poi, una volta che recolla, se è intelligente, ne posso usufruire per avere un vantaggio su Abua. Ok, fatto questo, Cho'Gath sta per essere permagankata. Ok, Abua se n'è andato via con la ulti, l'ha sprecata. Nel frattempo mi è arrivato pure un messaggio. Allora,
Continuiamo a difendere la lane in mezzo perché il nostro Janus è appena arrivato andando a prendersi il red. E ci facciamo i mid camp perché non dobbiamo permettere assolutamente al nemico di poterseli fare. Il controllo dei mid camp è cruciale in una partita poiché appunto consente alla squadra nostra di poter avanzare velocemente di livello e poter così avere un nettissimo vantaggio su tutto. Ed è molto importante ovviamente anche tenere sotto controllo i tempi di respawn in modo tale da poterci arrivare in tempo e sottrarre ovviamente preziosa exp ai nostri nemici. Ok, dopodiché io adesso vado ad aiutare Chong'a. Ma ciò non è stato possibile perché non era abbastanza veloce. Giustamente abbiamo un'altra partita dove deve fiddare la duo lane. Yeah, ma c'è la... Ok. No. Dipende come la partita perché bisogna surrendere per forza. Ok, ci andiamo a fare lo speed camp. E poi diciamo di stare calmi qua in solo lane perché Chong'a è senza mana e potrebbero incularsela tranquillamente. Senza trucco e senza inganno. Perfetto, adesso ci andiamo a fare questo. Ovviamente mi ero dimenticato di dire che sono in compagnia di Pistone, dei miei iscritti, e se volete giocare con me ragazzi ci sono tutte le info in descrizione e potete anche aggiungermi in gioco. Io aggiungo tutti alla fine. Ok. Quanti cazzo di messaggi mi stanno arrivando? Allora, andiamo. Ok, andiamo ad aiutare. Perfetto, ci prendiamo una bella kill. Ok, e ci prendiamo anche Nate, forse. Dai, falla. Bravo. Ok, una volta fatto questo, io ritorno in base perché sono pure out of mana. E ci prendiamo gli scarpini. Dopodiché potenziamo il nostro Hand of the God e poi subito di altre ward e pozioni. Ok, adesso cerchiamo di andare ad aiutare Chong'a, ci creperà malamente. Per fortuna abbiamo... Cazzo. Ciao Mercury. Ok, vabbè, scappa, scappa. No, ci facciamo l'XP qua. E cerchiamo di difendere la lane. Pisto. Ah, cazzo. Se l'è fatto, mi sa. Se l'ha fatto, noi ci passiamo perché questo ci consente di vedere poi quando respawneranno. E andiamo su Sambukong. Piccola interruzione pubblicitaria. Ripassiamo al combattimento. Non mi sono mosso di qua dalla solo lane. The damage. E fughiamo! Ciao ciccioni, che non siete altro, me ne vado. Cazzo. Ok. Dobbiamo stare molto attenti perché Ibo è nei paraggi. Ok. Se riesco... Attenzione, attenzione.
Sì! I Jukes! Attenzione, Arachne vi spacca il culo. Aspetta, aspetta, che vuole fare questo? Vediamo. Aspetta che c'ho poca visione. Ok, recolliamo. Siamo sicuri che ce ne andiamo. Dopodiché ci prendiamo. Cominciamo anzi a costruirci il Jotan. Ci facciamo Land of the God e dopodiché ritorniamo. Bella pista. Ok. La situazione com'è? 0-3 Changi, no, deve essere assolutamente aiutato perché sennò qua è un casino. Nel frattempo noi continuiamo a farmare, quindi dovrò concentrarmi di più in questa partita nel gankare la solo lane. No, vacci! Vacci, Ma vacci. questo stronzo non mi ha chiamato il mistero. Ah, fanculo, ho pure sprecato l'ulti. Ok, ci siamo portati via coso. Ed è il momento di pushare. Almeno la kill l'abbiamo fatta prendere a Chongqing. Anche se stavo per prendergliela io. Ok. Arrivando su un buco. Wukong è qui. E noi lo cerchiamo. Si sarà preso il mio speed, molto probabile. No, era da me. Ma vediamo se ci ha passato. No, ok. Ok. Continuiamo a farmare. Si sono fatti il mid camp di sinistra sicuro. Ora dai un'occhiata. Vado destra, no? Sì, l'ha fatto. Hanno fatto tutti e due. Questo è un problemino. Anche perché io adesso devo andare a fare. Fanculo. Ok. Nel frattempo Atena sta facendo il raid, che è una cosa che avrei dovuto fare io, Un però. due qua, eh. Sì, non c'ho l'ultimate. In 2 secondi. Aspetta, fatti seguire. Vediamo se sono. Madonna, vabbè. Bella, 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 bella come tua sorella. Bellissima. Aspetta che mi attacco almeno un po' di lifesteal. Perfetto. Ok. Ci diamo altro mana. E Mercury ci saluta. Ciao Ciccio. E Chongqing ancora non ha capito che deve giocare safe. Va bene. Occhio che sta arrivando Wukong Mid. Ora, le andiamo a guardare la cosa. Anzi no, ho guardato, no, ho guardato, ho guardato. Niente, ok. La torretta la si è tirata pure giù, quindi siamo un ottimo progresso. Siamo pari, diciamo. Ok. Adesso noi andiamo a pushare la solo lane dal momento che abbiamo una torre in meno e dobbiamo recuperarla anche perché la torre in mid non è messa tanto bene, basta che uno ci sputa addosso e schioppa. Ok, cominciamo a pushare. Perfetto. Vai col nice job. Ok, dai. Dai, Chongqing. Ok, ti ho pure rallentato. La torre in mid, vado. Non so perché ho sprecato una pozza al mana. Stai attento.
Moric, ma proprio male. E anche lui c'è morto, però la kill non so se sarebbe dovuta prendere. E c'è anche l'XP camp. Che si sono fatti. Fanculo. Il jungle Ray è morto, però non mi ricordo se aveva addosso lo speed buff. Quindi andiamo a controllare se l'ha fatto. E andiamo a dare una mano. Qua. Aspettiamo che minion. Ok. Ymir tanto non la può contestare. Ciao Ymir. E gli facciamo anche questa seconda torre. Tutta tranquillità perché non ce la possono contestare in alcun modo. Ok. Perfetto. Guardiamo, perfetto, bella pista. E sta bene. E Abua, aspetta, aspetta, aspetta però. C'è Abua solo qua. Che scappa ovviamente. Ho sbagliato a dargli l'ordine. Log al 3 ce l'ha quella, non ce l'ha. Facciamocelo presto. Ok. Venite a prendere il red. Perfetto. Vai così. C'è un gà. È scappato con la ulti. Muori. Io pusherò a sinistra dal momento che li tengono loro. In scacco, diciamo. Noi pusheremo, ma dovrei anche recollare. Ok, mentre loro si occupano. Porca troia. Io pusho solo sta wave. Ok, minion grande gliel'ho tolti. E recolliamo. Ok, ci facciamo adesso il Jotun e partiamo di King's Ace. Perfetto, una volta fatto il King's Ace, noi adesso ci potremo fare... No, niente. Ci prendiamo le pozze, ci prendiamo questa, ci facciamo questa. E aspettiamo di fare altri 500 gold. Perfetto, la nostra partita... Per ora si gioca tutto molto a nostro favore, abbiamo un bel vantaggio di kill, la duo lane è stata vinta. Il che è molto 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 buono. Si sono fottuto il mio speed. Ne pagheranno il caro prezzo di quello che hanno fatto. Giusto visto? No. Dai. Lui sì. Lui sì che fomenta la mia partita. Ok, ciao ciccione. Dai ciccione, vieni pure tu. Perfetto. Ok, ci facciamo adesso subito la tower. Ed è morto anche lui. Una volta che adesso... Dai, tankatelo. Ah, porca puttana, potrebbe tankare, mi sa. È una cosa abbastanza triste che Chonga sia al 14. Va bene. Dai, 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 veloci. E mo ci pensa. Cicciona che è. Ok. Ok, attacchiamo il Fire Giant. Nel frattempo ci... Ci muniamo di Ward. Visto tu ne hai? Puttane una qua se ce l'hai.
No, che aspetta, lo metto io qua, si sa mai. Trova indietro, che è pura poca vita. Ok, se ci ritiriamo ci gruppiamo. Dopodiché andiamo di rage. Anzi no, lo posso vendere pure. Se 70 costava, no, ci facciamo il Fatalis, dai. Cerchiamo di andare più veloci possibile. Ok. Va bene, hanno usato gli escape. Cerchiamo di arrivare il più velocemente possibile. Ok, vai, 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 vai. Bella, pisto. Questo nostro obiettivo è di pushare la Middle Tower. Anzi, scusate, la Fenice, perché la torre non ne hanno più. Sì. Applaudi a sta cazzata che hai fatto. Bella Atena. Questo sì che è un support, Cristo, dai. Perfetto. Ai, è quello mi ulta. Ai, 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 caramba. Vabbè, facciamocela finish. Ha sprecato la ulti. Cazzo è? Sei un CC bastardo immune, eh? Dove cazzo devi andare, Wukong? Vai, vai, vieni su, Mercury. Ok, vai là. Non riesco più a distinguere i nemici dai compagni. Ok, bella pista. Va, va, va. No, 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 no! Il mio score! Vaffanculo. Pazienza. Vabbè, hanno due finish down, quindi la partita se non è chiusa peggio. Scappa, scappa, scappa. Cerca di pushare. Ecco, sì, la left, perfettissimo. Che abbiamo il Titan. Inutile andare a fare Gold Fury. C'è un Ga, meno male che si sta facendo XP Camp. Ok, è una partita che stiamo carriando, perché sono abbastanza felice. Perfetto. Adesso ci andiamo a fare questo. Loro sono costretti per forza con questa tattica che abbiamo fatto di dover proteggere per forza le parti con le fenici scoperte. E questo ci permette in tutta tranquillità di poter distruggere anche l'altra torre. Perfetto. So, ci dirigiamo e finiamo sta cazzo di partita. Abbiamo i Fermini dalla nostra parte che sono Minion ovviamente molto più potenti. E siamo giunti quasi alla fine della nostra partita. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, commentate, condividete, lasciate un mi piace. E se volete vedere anche qualche altro jungler, qualche altra lane phase con altri champion, fatemelo sapere che io vi porterò nuovi video. Quando mi è possibile. Io parto in ulti. E vaffanculo. No, mi ha rubato la fine. Apollo. Vabbè. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Ringrazio Pisto per essere stato con me. E ci becchiamo. Alla prossima. Ciao ciao.